torna il presepe vivente di Camarda giunto quest'anno alla 30ª edizione. Un percorso itinerante con oltre 150 comparse per la rievocazione delle attività tipiche della tradizione contadina e l'allestimento al termine del tragitto della Natività con la rappresentazione di varie scene del Vangelo. Come sempre sarà protagonista del presepe l'ultimo nato del paese. Quest'anno è Nicolas Scipioni. Gli altri personaggi principali saranno interpretati da Giulia Longhi, che sarà la Madonna, Ciriaco Umberto Renauro, che sarà San Giuseppe, l'Arcangelo Gabriele sarà interpretato da Daniele Ciccone, i Re Magi, Mustafa Cornelius, Umberto Carrozzi e Giorgio Tazzi. Per la 30ª edizione l'organizzazione ha apportato delle modifiche e delle migliorie del tragitto e l'ambientazione della capanna sarà per i visitatori del presepe vivente di Camarda più agevole. La visita al presepe sarà anche l'occasione per degustare alcune preparazioni e prodotti tipici come zeppole, vin brûlé e tè caldo. L'appuntamento è dunque per mercoledì 26 dicembre alle ore 18, quando al calar del buio le torce illumineranno Camarda d'una luce soffusa che porterà in una dimensione fuori dal tempo, immersi in un'atmosfera natalizia unica. Altra novità di quest'anno per l'associazione culturale Il Treo, l'allestimento del grande presepe fisso sul monte Intagliata. I personaggi della Natività sono dipinti sul legno e accuratamente illuminati in modo da creare un presepe particolarmente suggestivo. A completare l'atmosfera una stella cometa di oltre 15 metri. Anche quest'anno la stella brillerà su Camarda.